Buon lunedì se state guardando questo video di lunedì appena uscito, altrimenti buon qualsiasi giorno sarà in futuro. Devo dire che il video che ho fatto qualche settimana fa su perché preferisco mappe di Apple a Google Maps mi è piaciuto molto, mi sono divertito a farlo ed è andato anche molto bene. Poi ho letto questo commento. Sai cosa, Giulia? Ci sto. Iniziamo questa miniserie che non so quanto durerà, se mai andrà avanti, se ci sarà un terzo episodio, non ne ho idea. Però se vi piace questo format e volete vedere altri episodi del genere, lasciatemi un commento. Anzi, partiamo con lasciate un bel like o un'iscrizione per supportarmi, farmi capire che vi piacciono questi contenuti. E poi un commento appunto dove mi dite nello specifico magari di cosa dovrei parlare. Più o meno avete visto anche il What's on My iPhone, quindi sapete che app utilizzo e potete un po' rendervi conto magari se volete che vado ad approfondire un argomento in particolare. Tutto chiaro? Bene, allora iniziamo. Sigla. Come ormai di consueto, anche se è la seconda volta che lo facciamo, però vabbè, avete capito il concetto, dedicheremo la prima parte di questo video per scoprire quali sono i motivi che mi tengono attaccato ad Apple Music, quindi i vantaggi, diciamo, di Apple Music. E partiamo proprio dall'interfaccia. Sì, sempre queste maledette interfacce, però, oh, regà, Apple le fa proprio belle, cioè, oh, mi dispiace, non lo faccio apposta, non è per partito preso. Però, guardate, Spotify ed Apple Music. Non è più bella Apple Music? Sì, è più bella. Meno, boh, è soggettiva, allora la bellezza è soggettiva, d'accordo, quello che mi pare. Per me è più bella. Voglio dire, è più semplice, è anche più moderna. Mi piace un sacco come fanno sempre questi giochetti con le sfumature dei vari colori. Poi ci sono anche degli elementi che mi piacciono proprio di più, come sono stati studiati in Apple Music. Ad esempio, il testo, quando c'è il testo di un brano, lo vedete cliccando un pulsante e vi compare. Invece su Spotify dovete scorrere in basso e ce l'avete lì in questo pop-up sotto al player di riproduzione. A me non piace, a me francamente non piace per nulla. Ma andiamo avanti che c'è tanto altro da discutere. Un altro grande punto di forza di Apple Music, praticamente indiscutibile, è la compatibilità con l'ecosistema Apple. Che si tratti di usare AirPlay, di ottimizzare lo schermo dell'iPad per l'esperienza di ascolto o fare un ascolto rapido con il tuo HomePod, Apple Music fa tutte queste cose molto bene perché si vede che Apple sviluppa sia l'hardware che il software e che ottimizza tutto per far lavorare bene ogni parte dell'esperienza. Quindi insomma capite che per me che ho iPhone, Mac, iPad, AirPods, HomePod, eccetera, 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 beh, è abbastanza naturale andare a utilizzare Apple Music. Tra l'altro, finché si parla di piattaforme come iPhone e Mac, Spotify regge anche abbastanza bene il confronto. Ma se guardate iPad o Apple Watch, soprattutto, lì c'è proprio una bella differenza. Terzo vantaggio di Apple Music, non avrei mai pensato di dirlo, ma Apple Music Sing, una funzione che appena arrivata ho additato come proprio una minchiatina, no? Una roba che provi una volta e poi boh, non attivi mai più. Poi in quest'ultimo anno, ricordiamolo, è una funzione che è uscita alla fine del 2022, beh, in quest'anno passato, nel 2023 praticamente, mi sono reso conto di come sia veramente il party trick definitivo. Non so perché io non sarei per nulla attratto da sta roba, però alle persone piace un sacco l'idea di poter sentire solo il beat della canzone, tra virgolette, quindi togliere il testo, che poi sia per fare effettivamente karaoke o per usare la base e rapparci sopra e farci freestyle come dei cretini, succede spesso. In questo poi insomma si vede, però resta che, dato che io sono quello nelle compagnie di amici con Apple Music, sono quello a cui chiedono di attaccarsi alla macchina, di attaccarsi alla cassa e tutto il resto perché così possiamo usare Apple Music Sing. Quindi non me l'aspettavo, ma figata. Andiamo avanti con gli altri vantaggi di Apple. Io vi ricordo solamente che se questi video vi piacciono e volete supportarmi e vederne di più ed essere sempre aggiornati con le mie novità, insomma un sacco di roba, vabbè, potete iscrivervi al canale e anche cliccare la campanellina e lasciare un like appunto per supportarmi ed essere sempre aggiornati. Grazie mille. Un altro vantaggio di Apple Music è il catalogo dei brani offerti. E potreste dirmi no, cioè nel senso che ormai le cose che escono su Spotify escono anche su Apple Music e viceversa, e i brani che non escono su uno non escono neanche sull'altro. Questo è praticamente sempre vero, poi ci sono le esclusive di tanto in tanto, ma è poca roba. Però
Però Apple Music ha un asso nella manica, ha un vantaggio che Spotify si sogna. Parlo dell'importazione dei brani dentro la libreria di Apple Music. Come funziona? Dal vostro Mac, forse anche dall'iPhone e dall'iPad, questo io non lo so, se voi lo sapete, se si può fare anche da altre piattaforme, boh, fatemelo sapere con un commento. E, appunto, tu puoi prendere qualsiasi tipo di file audio sul tuo Mac, e caricarlo molto facilmente dentro la tua libreria di Apple Music. E a differenza dell'importazione dei file su Spotify, dove puoi importare su Spotify, ma poi la riproduzione è limitata al locale, quindi se hai un file sul telefono lo importi su Spotify, ma te lo senti sul telefono solo dall'app di Spotify, quando carichi un brano dentro la libreria del tuo Apple Music, quel brano viene sincronizzato sul cloud e lo vedi come un tuo brano dentro la tua libreria che puoi aggiungere a playlist, riprodurre, puoi anche andare a cambiare titolo, copertina, artista, tutto quanto, ed è un tuo brano dopo a tutti gli effetti dentro l'applicazione. Quindi anche per brani che magari non sono caricati ufficialmente su Apple Music, puoi recuperarli. A patto che tu abbia il file, lo puoi mettere su Apple Music ed è un tuo brano. Fine. Fantastico. Puoi metterci dentro qualsiasi, anche solo abbozzo di canzone sia mai stata prodotta, a patto che tu riesca a trovare il file, che spesso tipo su YouTube c'è. Altro vantaggio di Apple Music, la qualità audio. E sì, ci sono i formati lossless, high-res, lossless, che sono di sicuro migliori dell'offerta di Spotify, però c'è da dire che entrambi i servizi, se ascoltati come persone normali, quindi con un paio di cuffiette Bluetooth, hanno una qualità sufficiente. Poi è chiaro che se hai tutto un setup con apposta tutti gli strumenti per un ascolto di altissimo livello, e usi Apple Music, sì, allora lì puoi avere un vantaggio. Però quello che secondo me differenzia e fa vincere questa categoria ad Apple più che l'audio lossless e robe così è il Dolby Atmos, l'audio spaziale che veramente cambia l'esperienza di ascolto anche con un paio di AirPods banalmente, senza bisogno di chissà quale setup incredibile per ascoltare la musica. L'audio spaziale è veramente carino, un'esperienza che quantomeno vale la pena provare. Penultimo vantaggio di Apple Music, non so che numero sia, forse il sesto, questo, il quinto, il sesto, boh, sì, non lo so. Semplicemente Apple separa musica da podcast e offre due applicazioni separate, a differenza di Spotify che caccia tutto dentro nella speranza che tu passi più tempo possibile sulla loro applicazione e ascolti più roba possibile. Tra l'altro i podcast per Spotify sono molto più remunerativi della musica in streaming, quindi è normale, no, che proprio per guadagnare, che è quello che devono fare, sono un'azienda, vadano a spingerti un po' tanti podcast quando io sono su Spotify magari per ascoltare solo la musica. L'approccio di Apple da questo punto di vista, dove ho due app completamente separate che posso tranquillamente utilizzare quando voglio ascoltare la musica, uso una, i podcast uso l'altra, mi piace semplicemente di più. Come ultimissimo vantaggio di Apple Music, che me lo stavo quasi dimenticando, parliamo di Apple Music Classical. Sì, me lo stavo quasi dimenticando perché non ascolto quasi mai musica classica, al massimo ascolto un po' di pianoforte nei momenti quelli tipo dove voglio rilassarmi, però a parte quello veramente non è il mio genere, quindi me lo stavo dimenticando. Però in effetti, per quei pochi di voi, perché immagino non sia una community enorme, però che amano la musica classica, Apple Music Classical ti porta praticamente ad essere obbligato a scegliere Apple Music, perché è un'offerta enorme, una cosa che Spotify non ne riesce a pareggiare. Quindi, se sei fan di quel genere, Apple Music ha proprio non una, non due, tre, quattro marce in più per te. Ovviamente tutto il servizio è un'applicazione a sé stante, però è incluso dentro l'abbonamento di Apple Music, quindi non devi pagare nulla di più. Veramente, se sei appassionato di musica classica, Apple Music tutta la vita. Ma finiti i vantaggi che ho individuato, quelli magari anche un po' più importanti per me, e se ce ne sono altri mi sono dimenticato e pensate siano meritevoli di una nomina, lasciateli nei commenti, come al solito. Ricordiamo anche comunque, cioè ricordiamo, io sono stato per tanti anni un utilizzatore di Spotify, lo conosco bene e vi dico la verità, è un po' che non lo usavo perché ormai uso Apple Music per la musica e Apple Podcast per i podcast, però l'ho ripreso in mano nella preparazione di questo video, l'ho studiato, ho visto un po' come funzionava e ho individuato alcune cose che sono tuttora comunque meglio dalla parte di Spotify. Quindi, per correttezza, per vedere anche l'altro lato della medaglia, vediamo quali sono i vantaggi di Spotify. Partiamo, e non mi stancherò mai di dirlo, dal funzionamento della coda. Sapete come mettete, no, in coda i brani, banalmente? Ecco, in realtà questo non è tanto un punto, no, che è un gran vantaggio di Spotify, perché Spotify lo fa particolarmente bene, ma è che Apple Music si fa un autogol di quelli paurosi. Io non voglio rientrare troppo nell'argomento perché
ne ho già parlato a fondo e ho spiegato bene tutta la questione in un video che ho fatto un anno e qualcosa fa, dove era appunto la mia esperienza con Apple Music dopo un po' di mesi d'uso. Ve lo lascerò nelle schede da qualche parte qui, non so bene dove, però lo trovate. Comunque, il meccanismo riproduci come successivo e riproduci per ultimo che Apple offre su iPhone e su iPad. Non funziona, Apple, guardiamoci in faccia, questa roba non funziona. Sono anni e anni che la riproponi, ho Spotify da anni e anni, ti p***o in testa. Quindi, e tra l'altro la cosa bella, sapete qual è? Perché se non avete visto quel video non lo sapete, ma Apple sa benissimo come fare meglio di così, perché su Mac non offre lo stesso sistema di coda che offre su iPhone e su iPad, lo fa meglio pure di Spotify, e cioè e offre due cose diverse sullo stesso servizio in base a che piattaforma usa. No, questa è follia. Comunque non posso incazzarmi a quest'ora, che sono le 3 del mattino. Cioè, allora, ragazzi, qua sono le 3 del mattino, no? Io non posso svegliare tutta casa urlando, ma sta roba mi fa venire voglia di urlare. Quindi, onde evitare che mi scoppi l'ulcera prima ancora del mio 21esimo compleanno, vi invito a vedere quel video dove posso vi spiego nel dettaglio, anche in maniera più calma, tutta la questione. Andiamo avanti. Altro piccolo vantaggio di Spotify, secondo me, è quello riguardante i suggerimenti. Non è che Apple faccia così male. Poche volte stanno cercando di migliorare questo aspetto, di offrirti consigli più azzeccati per te. Ci stanno veramente, cioè, vedo dell'impegno da questo punto di vista. Hanno introdotto con la iOS 17.1, se non sbaglio, la funzione che volevo da una vita di consigli di brani simili a quelli che hai già messo nella playlist in fondo alla playlist, come ha Spotify da anni, no? Io sta roba veramente la volevo tanto, la volevo tanto. Arriva e Apple cosa ha pensato di fare? Che ti consiglia lì in mezzo anche brani che hai già messo nella playlist. E io questa roba neanche vi spiegherò perché è una s***ata, perché dovete rendervene conto da soli. Io mi rifiuto, andiamo avanti. Comunque, le playlist, i consigli, tutte ste robe, i suggerimenti d'ascolto, mi sembra che Spotify li faccia ancora meglio. Magari è la mia impressione, ditemi voi. Terzo vantaggio di Spotify è la parte più social, se volete, ma semplicemente anche solo il fatto di quando qualche tuo amico ti invia un brano, no, che ti consiglia, magari vuole farti ascoltare, il 90% delle volte quel link è un link che porta a Spotify. C'è questo, c'è quella roba bellissima, sono le playlist blend, credo si chiamino, quelle tipo dove Spotify analizza i gusti di due persone, crea una playlist che mischia i gusti dei due per tipo, mettere d'accordo un po' tutti. Quella è un'altra funzione molto carina social. Poi, se vogliamo dire la verità, anche il Wrapped, no? Il Spotify Wrapped a fine anno è un evento molto, diciamo, social, che include tutti quelli che hanno Spotify, esclude un po' gli altri. In tutte queste robe, proprio Spotify avanti. Sì, Apple Music ha la funzione degli amici, dove puoi vedere cosa ascoltano i tuoi amici, però molto, molto indietro da questo punto di vista. E vabbè, ultimo vantaggio di Spotify, questo è un po' una minchiata, in realtà, nel senso che va da sé, però se avete tutto di Apple, ha più senso avere Apple Music. Se invece avete magari un iPhone e un PC Windows, al contrario avete un Mac e un telefono Android, o magari un iPhone e un telefono Android. Insomma, se dovete lavorare su diversi sistemi operativi, avete bisogno di una compatibilità migliore in generale, Spotify tende ad essere ottimizzato per più dispositivi. Ora, in realtà Apple Music l'ho provato su Android recentemente, durante tutte le mie prove dell'S23 Ultra di Samsung, e devo dire che Apple Music su Android, almeno su questo Android in particolare, funziona molto bene. Però, insomma, se avete bisogno di universalità, diciamo, Spotify è probabilmente la scelta più azzeccata in tutti i casi. Terminati quindi i vantaggi di Spotify, prima di arrivare al mio verdetto, vi dico unicamente che ci sono tante categorie che non ho nominato e sono essenzialmente le categorie dove ho visto dei pareggi. Una di queste, mi viene in mente, è il prezzo, anzi i prezzi, i vari piani che offrono. Entrambi hanno quello individuale a 10,99 €, vi sto facendo i prezzi alla data di registrazione di questo video, quindi inizio gennaio 2024, se dovessero cambiare in futuro non so cosa farci. Quindi piani individuali 10,99 € al mese, e poi quello famiglia in realtà Apple lo fa pagare 1 € in meno. Poi però Spotify offre il piano Duo che ha 15 € al mese, vi dà due account premium. Apple risponde con il piano studenti, che costa quanto quello di Spotify, però include anche gratuitamente dentro Apple TV Plus. Sempre Apple offre anche la possibilità di acquistare Apple Music nel bundle Apple One, che porta un bel risparmio. D'altra parte, però, Spotify offre il piano gratuito, che sì, ha tante limitazioni, però se vuoi ascoltare della musica gratis, quella è una roba che ti offre solo Spotify. Poi ancora Apple però risponde al piano gratuito offrendo spesso e volentieri tanti mesi gratis in diverse occasioni. Ci sono
le tesserine promozionali, quando compri un dispositivo Apple hai 6 mesi gratuiti, se rientri in certi criteri, insomma, diciamo che alla fine, tutto sommato, in quanto a prezzo, direi che più o meno sia un pareggio. Ma arriviamo quindi a quale consiglio, alla resa dei conti. Partiamo col dire che se state facendo un abbonamento del genere, immagino sia per ascoltare musica ed entrambi i servizi fanno bene il loro lavoro in questo. Cioè, sono ottimi servizi di streaming musicale entrambi e non vi troverete male con nessuno dei due, molto probabilmente. Ma se devo scegliere oggi un servizio da consigliarvi, io punto su Apple Music. Credo che al giorno d'oggi Apple Music abbia una marcia in più, magari una marcetta e non chissà quanto, però qualcosina in più rispetto a Spotify c'è, secondo me. Avere a disposizione Apple Music Sing, Apple Music Classical, la possibilità di importare brani esterni nella vostra libreria e tutta la qualità audio più alta con il Dolby Atmos, secondo me sono vantaggi che comunque tutti insieme, no? Li accumuli, li accumuli, li accumuli e vedi che Apple Music ha qualcosina in più. Semplicemente. Tutto questo chiaramente a patto che abbiate quantomeno un iPhone. Fare Apple Music se non avete neanche l'iPhone non ha per nulla senso, lasciate perdere andare su Spotify. Parlando di Spotify, abbiamo detto che anche da quel lato ci sono dei punti di forza. In generale, quello che è il mio consiglio probabilmente è di essere pigri. Quindi se ne avete già uno e vi trovate bene, lasciate perdere. Tanto sono servizi di streaming musicale. In fin dei conti un po' uno vale l'altro e non credo che lo switchare tra i due valga lo sbatti di switchare, detta sinceramente. Il mio vuole essere più un consiglio per tutti quei magari ragazzi giovani che stanno approcciando adesso e stanno scegliendo adesso il loro servizio di streaming musicale, devono scegliere su quale puntare, tra virgolette, o magari qualcuno che veramente si è rotto le palle di quello che ha e vuole cambiarlo, insomma, poi fate voi. Se dovete scegliere un nuovo servizio musicale, secondo me ad oggi, inizio del 2024, Apple Music ha un vantaggio rispetto a Spotify. Sono pronto ai commenti. Un'ultimissima roba, poi vi saluto come sono scritto qua. Allora, non è una sponsorizzazione, non ho ricevuto un euro né qualsiasi altro tipo di benefit per dirvi sta roba, però vi consiglio un'applicazione che è molto comoda per spostare i vostri brani, le vostre librerie e playlist in caso vogliate fare lo switch da un'applicazione all'altra. Ripeto, nulla, non mi hanno sponsorizzato né niente, però io l'ho usata quando sono passato da Spotify ad Apple Music, mi sono trovato bene, quindi come fossimo degli amici al bar, no? Ti dico, ah, guarda, io mi sono trovato bene, se devi fare lo switch te la consiglio, si chiama Song Shift, molto semplice, tu carichi la tua libreria sopra da un servizio e gli dici mettimela sull'altro e funziona con Spotify, Apple Music e un sacco di altra roba, quindi se dovesse esservi utile, prego. Ragazzi, io come al solito parlo troppo, io punto sempre a fare questi video tra gli 8 e i 10 minuti, tutte le volte questi video durano 15 minuti, quantomeno, quindi cerchiamo di stringere, vi saluto, vi ringrazio per la visione, per essere arrivati fino alla fine del video soprattutto. Mi raccomando, se vi è piaciuto potete lasciare un like e iscrivervi al canale e cliccare la campanellina per supportarmi. Potete anche lasciare un commento facendomi sapere voi cosa utilizzate, quali vantaggi del servizio che avete scelto vi portano a restare su di esso. E potete condividere il video con qualcuno che magari deve scegliere quale servizio utilizzare o boh, magari con qualcuno che ha bisogno di compagnia e vuole sentire una persona che parla semplicemente così, perché siamo molto soli, siamo molto soli. Ragazzi, ci vediamo settimana prossima. Ciao, passate in live domani, martedì 18:30, tutti i martedì alle 18:30 sono in live qua sul canale. Vi aspetto.